Amici di Dottor Apple Italia, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di gestori telefonici e in particolare di Iliad e la mia esperienza con questo nuovo gestore telefonico italiano. Sì. Il 29 maggio è stato presentato questo nuovo gestore telefonico italiano, che non è un operatore virtuale, quindi non si appoggia ad altre reti per il proprio segnale, bensì utilizza e utilizzerà tutte le varie reti e antenne dismesse dalla fusione di Wind e 3. Questo nuovo gestore telefonico Iliad o Iliad, perché sono francesi, arriva in Italia e ha proposto un'offerta davvero interessante, ovvero 5,99 € al mese e offre minuti, SMS e 30 giga di internet. Devo dire che alla presentazione io ho detto wow, perché effettivamente l'offerta è davvero allettante. Insomma, 6 € al mese, io ho contato che in Vodafone all'inizio ne pagavo 50 al mese per avere 8 giga. Poi passai a Team e con 5, 10 forse euro al mese ne avevo 5, dopodiché sono tornato in Vodafone con un'offerta da 10 giga, 15 euro al mese, poi rimodulata a 16 e adesso ho deciso di passare a Iliad. Devo dire che l'offerta è molto vantaggiosa, però ovviamente, come tutte le cose, ha i suoi pro e i suoi contro. E adesso ve li spiego brevemente nella mia personalissima esperienza, perché io attualmente come gestore telefonico ho Iliad. La registrazione per la portabilità è molto molto semplice, ovvero si va sul sito, si compila un form e si decide se si vuole portare il proprio numero oppure acquistare una SIM nuova, e dopodiché si arriva a una schermata dove ti chiede il riconoscimento, e qui c'è un bivio da scegliere. Si può o decidere di caricare sul sito direttamente il documento d'identità e registrare un breve video nel quale si legge quello che appare sullo schermo, oppure si sceglie di farsi fare l'autenticazione da parte del corriere. Il mio consiglio personale è di scegliere la seconda, ovvero l'identificazione tramite corriere. Questo perché io lì per lì non lo sapevo, l'ho scoperto dopo. Io ho fatto la registrazione tramite video, ho detto più comoda, perché carico il documento, leggo testo che c'è scritto, è autentico e la SIM in teoria mi arriva prima. In realtà no, perché Iliad si è appoggiata a Nexive e questa cosa ha rallentato di molto le consegne, in quanto è una sorta di posta, quindi spedisce le SIM a casa, per cui può essere che abbia subito parecchi ritardi. Io personalmente ho registrato la SIM un sabato mattina e mi hanno confermato la spedizione della SIM il lunedì, e la SIM è arrivata il lunedì dopo. Chi invece ha fatto l'autenticazione tramite corriere, ovvero fotocopia alla mano, mi raccomando, del documento, selezionate il corriere verrà all'indirizzo che gli avete dato, chiederà la vostra presenza ovviamente, e gli dovrete dare sostanzialmente il documento d'identità e firmare il documento. Questo avviene con una consegna di 2 giorni dal momento in cui avete attivato la vostra SIM sul sito dell'Iliad. Veniamo agli aspetti importanti, ovvero la copertura. Io ho fatto in questa settimana diversi test, perché mi è capitato di girare un po' qua e là per il nord Italia. Allora, nella mia zona, ovvero l'Alessandrino, la copertura è buona, ma non buonissima. Nel senso che nelle città grandi all'aperto prende benissimo, non ci sono problemi, non ci sono rallentamenti, va sempre in 4G, non hai difficoltà, cioè non noti nelle cose tutti i giorni, quindi dipende di cosa ci fate, sempre del telefono, io lo dico sempre alla nausea, dipende di cosa ci fate. Mi sono spostato in Liguria, nel Savonese, e devo dire che prendeva bene. Mi è capitato di fare un viaggio in Piemonte-Veneto e
Allora, durante il primo viaggio ho ascoltato la musica in streaming, quindi con le cuffiette, e il segnale era buono, cioè ho ascoltato musica, io non ho Apple Music, ma ho iTunes Match, quindi la mia libreria totalmente sul cloud. E perché non avessi musica scaricata direttamente sull'iPhone, non ha mai perso il segnale. In un'altra occasione, durante il viaggio, non guidavo, ho guardato, controllavo il telefono e la navigazione era pessima, nel senso che nonostante il segnale ci fosse prevalentemente in 3G, non riuscivo a caricare le pagine, non riuscivo a verificare, mandare l'email, dovevo disattivare la connessione dati per poi riprendere, per poter riavere il segnale, quindi insomma, cose che non succedono con Vodafone, non succedono con TIM, ma succedono con Windows 3. E in questa frase segnatela perché adesso vi spiegherò il mio pensiero. Arrivato in Veneto, ho visitato le province di Rovigo e Verona e il segnale non era buono. Il telefono andava prevalentemente in 3G. Il 4G non ci andava quasi mai. I dati di download li trovate sul mio account Instagram, mi raccomando, iscrivetevi, vi linko il canale qua sotto. Mi riallaccio alla mia frase di prima. In merito alla copertura, perché su un altro telefono ho Tra-Italia, che prima avevo Wind, e ho notato questa cosa, ovvero Iliad ha praticamente la stessa copertura, se non leggermente migliore, di Wind 3. Probabilmente il fatto che si appoggi dove non ha ancora le proprie antenne alle reti Wind 3 sicuramente incide tanto sul segnale. Sicuramente le connessioni non sono stabili ai livelli di Vodafone TIM, però comunque è buono come copertura. Verificate sul sito la copertura del segnale. Il mio consiglio è, cosa che ho notato e ci sono cascato anch'io, sul sito della Iliad la copertura ha le tre spunte 4G, 3G, 2G, togliete il flag a 3G e 2G, dopodiché verificate la vostra zona. Conclusioni, vi consiglio Iliad? Sì e no, dipende cosa ci dovete fare. Sinceramente per il mio utilizzo dello smartphone è sicuramente un po' limitativa, ho delle difficoltà, ho dei rallentamenti, ma queste cose non vanno, la linea deve essere fluida, veloce, deve prendere sempre, deve prendere meno. Se invece volete comunque risparmiare tanto, perché si risparmia tanto e avere tanto, perché a me tutti limitati e soprattutto SMS, perché io gli SMS li utilizzo ancora, e soprattutto 30 giga perché non sono pochi, io in una settimana tra speed test utilizzo e ne ho fatti andare quasi 4, devo dire che è sicuramente valida come offerta. Ora si stanno muovendo in tanti a fare dei rollback di TIM, Vodafone, e Vodafone ha lanciato sul mercato questa Home Mobile che offre l'appoggio sulla rete, un operatore virtuale di Vodafone, che si appoggia sulla rete di Vodafone con delle limitazioni, ovvero il download in upload massimo 60 MB al secondo, un'offerta pari a Iliad ma con 6 euro, e si sfrutta la rete Vodafone. Che dire, le mie impressioni non sono né positive né negative, nel senso che gli operatori sono stati molto gentili, questo lo voglio dire, diverse volte sono stati anche abbastanza competenti. È sicuramente un operatore nuovo sul mercato e bisogna dargli del tempo, quindi la cosa buona è che non è un operatore virtuale, cosa che io non amo molto, ho utilizzato anche operatori virtuali per un breve periodo, come esempio sono stato in PosteMobile e devo dire che è un'esperienza pessima. Bisogna dargli del tempo, bisogna
andare nel tempo come quando era nata Trenitalia e tutti erano passati a Trenitalia e insomma costava poco e doveva crescere, e anche Iliad deve crescere. Se riesce a migliorarsi anche velocemente, sicuramente è un operatore competitivo con un'ottima offerta. Storia dell'applicazione di Iliad che non è ancora presente, ho sentito dire che entro insomma luglio dovrebbe apparire anche su l'App Store. Sinceramente sì, è una cosa che non è il massimo non avere un'applicazione del proprio gestore telefonico, però insomma io personalmente, cioè, avendo gli SMS e i minuti limitati, quindi non bisogna contare che avendo 30 giga, direi che insomma se uno fa andare in un mese 30 giga probabilmente avrebbe bisogno di 50 al mese. Io ho risolto il problema del controllo con una semplice applicazione che si chiama Dataflow, ovvero mi fa vedere praticamente quanti giga ho consumato in Wi-Fi LTE, utilizzando diciamo il deposito, mettendo il proprio piano telefonico all'interno dell'applicazione, e poi vi linko comunque l'iscrizione. L'applicazione tiene conto dei giga consumati approssimativo, poi si può aggiustare il tiro tramite l'applicazione. Comunque, mio voto personale a Iliad, direi un bel 7, dai. Ci risentiamo poi magari tra un po' per vedere come va. Ciao, alla prossima!